Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Vergine Immacolata, in questo giorno solennissimo e in quest'ora memoranda, in cui apparendo per l'ultima volta nelle vicinanze di Fatima a tra innocenti pastorelli, vi dichiaraste per la Madonna del Rosario e diceste d'essere venuta appositamente dal cielo per esortare i cristiani a cambiare vita, a fare penitenza dei peccati e a recitare ogni giorno il Santo Rosario. Noi, animati dalla vostra bontà, veniamo a rinnovarvi le nostre promesse, a protestarvi la nostra fedeltà e ad umiliarvi le nostre suppliche. Volgete, o Madre amatissima, su di noi il vostro sguardo materno ed esauditeci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Madre nostra, nel vostro messaggio ci avete prevenuti. Una propaganda empia diffonderà nel mondo i suoi errori, suscitando guerre e persecuzioni alla Chiesa. Molti buoni saranno martirizzati. Il Santo Padre avrà molto da soffrire. Varie nazioni saranno annientate. Tutto purtroppo si va tristemente verificando. La Santa Chiesa, nonostante le immense effusioni di carità sulle miserie accumulate dalle guerre e dall'odio, viene combattuta, oltraggiata, coperta di scherno, impedita nella sua divina missione. I fedeli, con parole mendaci, ingannati e travolti nell'errore dai senza Dio. O Madre tenerissima, pietà di tanti mali, date forza alla Santa Sposa del vostro divin figliuolo, che prega, combatte e spera. Confortate il Santo Padre, sostenete i perseguitati per la giustizia, date coraggio ai tribolati, aiutate i sacerdoti nel loro ministero, suscitate anime d'apostoli, rendete fedeli e costanti tutti i battezzati, richiamate gli erranti, umiliate i nemici della Chiesa, conservate i fervorosi, rianimate i tiepidi, convertite gli infedeli. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. O Madre benigna, se l'umanità si è allontanata da Dio, se errori colpevoli e perversioni morali, col disprezzo dei divini diritti e l'empia lotta contro il Santo Nome, hanno provocato la divina giustizia, noi non siamo senza colpa. La nostra vita cristiana non è ordinata secondo gli insegnamenti della fede, del Vangelo. Troppa vanità, troppa ricerca del piacere, troppa dimenticanza dei nostri eterni destini, troppo attaccamento a ciò che passa, troppi peccati hanno giustamente fatto gravare su di noi il pesante flagello di Dio. Diradate, o Madre, le tenebre del nostro intelletto, corroborate le nostre fiacche volontà, illuminateci
convertiteci e salvateci. E pietà vi prenda anche delle nostre miserie, dei nostri dolori e dei nostri disagi per la vita quotidiana. O Madre buona, non guardate i nostri demeriti, ma la materna vostra bontà, e venite in nostro soccorso. Otteneteci il perdono dei nostri peccati e dateci il pane per noi e le nostre famiglie, pane e lavoro, pane e tranquillità per i nostri focolari, pane e pace imploriamo dal vostro cuore materno. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Si percuote nell'anima nostra il gemito del vostro cuore materno. Bisogna che si emendino, che domandino perdono dei peccati, che non offendano più nostro Signore, che è già tanto offeso. Sì, è il peccato causa di tante rovine. È il peccato che rende infelici i popoli e le famiglie, che semina di spine e di lacrime il sentiero della vita. O Madre buona, noi qui, ai vostri piedi, ne facciamo una promessa solenne e fervorosa. Ci pentiamo delle nostre colpe e siamo confusi nel terrore dei mali meritati in vita e nell'eternità. E invochiamo la grazia della santa perseveranza nel buon proposito. Custoditeci nel vostro cuore immacolato per non cadere in tentazione. È questo il rimedio di salvezza che ci avete indicato. Il Signore, per salvare i peccatori, vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Dunque, al vostro cuore immacolato, Dio ha affidato la salvezza del nostro secolo. E noi, in questo cuore immacolato, ci rifugiamo e vogliamo che tutti i nostri fratelli erranti e tutti gli uomini vi trovino asilo e salvezza. Sì, o Vergine Santa, trionfate nei nostri cuori e fateci degni di cooperare ai trionfi del vostro cuore immacolato nel mondo. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Permetteteci, o Vergine Madre di Dio, che noi rinnoviamo in questo momento la nostra consacrazione e quella delle nostre famiglie. Sebbene tanto deboli, noi promettiamo che lavoreremo con l'aiuto vostro affinché tutti si consacrino al vostro cuore immacolato. Rinnovate su di noi e su questi nostri desideri e voti quella materna benedizione che, ascendendo verso il cielo, donaste al mondo. Benedite il Santo Padre, la Chiesa, il nostro Arcivescovo, i sacerdoti tutti, le anime che soffrono. Benedite tutte le nazioni, le città, le famiglie,
e gli individui che si sono consacrati al vostro cuore immacolato, perché in esse trovino asilo e salvezza. Benedite poi, con materno amore, tutti coloro che disinteressatamente lavorano per la diffusione del vostro culto e il trionfo al vostro cuore immacolato nel mondo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Vergine Santa, Madre di Gesù e Madre nostra, che sei apparsa a Fatima ai tre pastorelli per recare al mondo un messaggio di pace e di salvezza, noi ci impegniamo ad accogliere questo tuo messaggio. Ci consacriamo oggi al tuo cuore immacolato per appartenere così più perfettamente a Gesù. Aiutaci a vivere fedelmente la nostra consacrazione con una vita tutta spesa nell'amore di Dio e dei fratelli, sull'esempio della tua vita. In particolare ti offriamo le preghiere, le azioni, i sacrifici della giornata, in riparazione dei peccati nostri e degli altri, con l'impegno di compiere il nostro dovere quotidiano secondo la volontà del Signore. Ti promettiamo di recitare ogni giorno il Santo Rosario, contemplando i misteri della vita di Gesù, intrecciati ai misteri della tua vita. Vogliamo vivere sempre da veri figli tuoi e cooperare perché tutti ti conoscano e amino come Madre di Gesù, vero Dio e unico nostro Salvatore, così sia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore Immacolato di Maria, prega per noi e per il mondo intero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.